Bentrovati con l'informazione di Cilento TV. In studio Mirko Cammarano. Vediamo le notizie in primo piano oggi selezionate dalla redazione Opera News per l'edizione del TG di Cilento TV del 5 febbraio 2019. Sanità. I sindaci per una nuova organizzazione dell'ospedale di Sapri. Una nuova riformulazione dei posti letto. Questa in sintesi la richiesta dei sindaci del comprensorio del Basso Cilento per l'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Il documento è stato il risultato di un incontro tenutosi nel fine settimana scorso a cui hanno preso parte diversi primi cittadini dell'area del Golfo e non solo. La modifica in particolare riguarda la conformazione dei posti letto rispetto all'attuale destinazione. Più nello specifico, i sindaci propongono 5 per gastroenterologia, 2 per oncologia e dialisi e 6 per anestesia e rianimazione. Sarebbero confermati quindi 120 posti letto, ma verrebbero rimodulati secondo le esigenze del territorio. Gli amministratori locali, inoltre, hanno chiesto nuove assunzioni, lavoro di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, l'installazione di una camera iperbarica e la stabilizzazione del direttore sanitario Rocco Calabrese. Il documento è stato firmato, oltre che dal sindaco di Sapri Antonio Gentile, anche dai rappresentanti dei comuni di San Giovanni a Piro, Vibonati, Torraca, Tortorella, Casaletto Spartano, Caselle in Pitta, Rispani, Morigerati, Centola e Rofrano. Politica provinciali, il primo eletto Carmelo Stanziola. Dedico questo risultato ad Antonio Valiante. Il sindaco di Centola Palinuro, Carmelo Stanziola, è stato rieletto alla carica di consigliere provinciale con 4.374 voti, risultando il primo eletto della lista del Partito Democratico. L'impegno quotidiano a contatto con il territorio è importante e porta a questi risultati gratificanti, dichiara Carmelo Stanziola. Già 4 anni e mezzo fa sono stato eletto come primo della lista del Partito Democratico e terzo nelle elezioni di 2 anni fa. Le elezioni provinciali di ieri hanno confermato il mio costante impegno in questi 4 anni nel costruire rapporti di stima e collaborazione con tutto il territorio. Questa è una candidatura dell'intera provincia di Salerno, che comprende un territorio vasto, e posso compiacermi per i risultati conseguiti, poiché ho svolto probabilmente il ruolo di consigliere provinciale, non fraintendendolo con quello di sindaco, grazie anche ai rapporti instaurati con gli amministratori dell'intero territorio della provincia, compresa la città di Salerno, che mi ha sostenuto nelle 3 candidature. Infine voglio cogliere l'occasione per dedicare questo risultato alla memoria del compianto onorevole Antonio Valiante, che 4 anni fa mi spinse alla candidatura in consiglio provinciale e che in questi anni non mi ha fatto mai mancare il suo supporto, conclude il neoeletto consigliere. Con questo spirito ed entusiasmo, conoscendo le difficoltà del territorio della provincia di Salerno e i tagli economici e del personale effettuati all'ente, siamo fiduciosi per il futuro, anche perché riteniamo che il governo attuale non può rifiutare di riconoscere il ruolo delle province nei territori, soprattutto per le problematiche che riguardano le strade, le scuole e l'ambiente. Politica provinciali Salerno. Imparato e Sorrentino, gli esclusi eccellenti. Il giorno dopo l'ufficializzazione degli eletti, che siederanno nel rinnovato Consiglio Provinciale di Salerno, arrivano le prime reazioni da parte di alcuni degli uscenti esclusi a sorpresa e che quindi non siederanno, almeno per il momento, in seno all'assise di Palazzo Sant'Agostino. Sicuramente non passeranno inosservate 2 vittime eccellenti di questa tornata: Pasquale Sorrentino, vice sindaco di San Giovanni a Piro, e Paolo Imparato, sindaco di Padula, entrambi consiglieri provinciali uscenti. Non cela la sua amarezza, proprio quest'ultimo che nelle dichiarazioni a caldo ha così commentato: «Non ho ancora i dati precisi, è il commento a caldo di Imparato, e non so chi è andato a votare o meno. In ogni caso evito qualsiasi commento sulle decisioni dei sindaci e dei consiglieri. Mi sembra abbastanza chiaro che non si è voluto sostenere un candidato del territorio. Sono dispiaciuto, non lo nego», commenta, «ma preferisco evitare polemiche». Il Vallo di Diano, dopo un consigliere regionale, perde anche quello provinciale. La nota dolente è che in tema di scuola, viabilità e trasporti, il territorio ha perso un esponente in provincia a cui fare riferimento per eventuali problematiche.
E ora diamo lettura dell'editoriale della nostra redazione giornalistica su un problema che si trascina ormai da anni. Appello alla provincia. Camerota, Galleria Mingardo, senza illuminazione. Si aspetta la prossima tragedia? Appello al presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese. Anni fa fu proprio la nostra redazione a segnalare la mancanza di un impianto di illuminazione adeguato all'interno della galleria che collega l'uscita da Marina di Camerota con la zona meglio nota come Mingardo. Correva il 2011 e da allora nulla è cambiato. Proprio in questi giorni alla nostra redazione sono giunte altre segnalazioni di automobilisti preoccupati per la scarsa illuminazione all'interno della galleria. Eppure, della zona del Mingardo si è parlato anche in passato, a causa di tragedie accadute su sfiorate, chiusure di strade per l'avanzare del mare, per l'erosione costiera, per le cadute massi, per il rischio idrogeologico. Per la verità, di questi problemi ed emergenze ne sono stati risolti ben pochi, o al massimo abbiamo assistito alla messa in atto di interventi tampone. Oggi la situazione di sicurezza della strada del Mingardo si sta affrontando con l'ennesimo intervento di riparazione della massicciata che segue quelli realizzati negli scorsi anni. Sul problema erosione è da anni che si parla di un finanziamento mai arrivato o addirittura, secondo qualcuno, scippato al nostro territorio per finire a vantaggio del litorale di Eboli e Pestum. Sulle cadute massi poi tocchiamo una nota dolente. Dalla tragedia del Ciclope di alcuni anni fa per arrivare alla chiusura dei parcheggi del 2017, che ancora oggi rimane un nodo irrisolto. A questo punto viene da chiederci, almeno un problema riusciamo a risolverlo definitivamente? Potremmo accontentarci se, al fine di evitare l'ennesima disgrazia, si potesse dotare quella galleria di un impianto di illuminazione degno di questo nome che risolve i problemi di scarsa visibilità. Il nostro appello resterà inascoltato anche questa volta? Noi speriamo di no. E non certo per fregiarci di un merito, ma perché sappiamo che la nostra richiesta avrà dato voce a migliaia di cittadini cilentani e turisti che ogni anno scelgono Camerota e Palinuro come meta per le loro vacanze. Un appello dunque alle istituzioni locali, prima fra tutte la provincia di Salerno, che ha competenze in materia. Per onestà intellettuale dobbiamo riconoscere all'amministrazione provinciale il merito esclusivo per due interventi importanti per il territorio camerotano, i lavori del Ciglioto, partiti qualche giorno fa, e la messa in sicurezza della massicciata che protegge la strada mingardina dal motondoso. Al presidente della provincia strianese chiediamo un ulteriore sforzo. Illuminiamo la galleria della Mingardina. Non è semplice, ma diciamocela tutta. Non è nemmeno un'impresa impossibile. Cronaca, Auletta, rubati computer all'interno della scuola. Ancora un istituto scolastico preso di mira dai ladri. Ieri sera i soliti ignoti hanno rubato nell'istituto comprensivo Don Bosco in via Largo Cappelli ad Auletta. I ladri sono riusciti ad entrare forzando una porta posteriore che dà l'accesso alla palestra dell'edificio scolastico e hanno portato via tre computer presenti in alcune aule. Intorno alle 22 è suonato l'allarme che ha messo in fuga i ladri. Sul posto sono giunti subito i carabinieri della locale stazione, quelli della stazione di Sicignano degli Alburni e i militari della compagnia di Sala Consilina che indagano su quanto accaduto. Anche il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, e il consigliere Antonio adesso sono prontamente giunti a scuola e hanno previsto un potenziamento della porta di accesso alla palestra. Capaccio, scarico illegale di reflui, sequestro in un'azienda agricola. Con l'avvio del nuovo anno sono riprese le attività di tutela ambientale del territorio del comune di Capaccio ad opera del Nucleo Ambientale Investigativo della Polizia Municipale in collaborazione con il Nucleo Guardia del WWF Italia, sezione di Salerno, e con il supporto dell'Ente Riserve Foce Sele Tanagro. Le attività per il contrasto all'inquinamento ambientale hanno permesso la scoperta di uno scarico abusivo di reflui zootecnici provenienti da un'azienda agricola in località Gromola. Gli operanti, dopo aver accertato la mancanza della vasca di contenimento dei liquami all'interno dell'area aziendale e dopo aver individuato grazie all'uso della fluorescena una rete di canali e pozzetti che permettevano uno scarico abusivo ed un abbandono incontrollato di rifiuti, hanno proceduto al sequestro delle opere.
diffamò Alba Parietti su Facebook, condannato salernitano. Dopo tre lunghi anni, alla fine Alba Parietti ha avuto la sua rivincita. Quel commento postato e rilanciato in modo virale su Facebook è costato a una 32enne di Battipaglia, residente a Sant'Egidio del Monte Albino, Salerno, una denuncia per diffamazione e ora l'obbligo di onorare un decreto penale di condanna di importo pari a 218 euro, sanzione pecuniaria ridotta da quella base di 516 euro. Il fatto risale all'ormai lontano 22 novembre 2015, quando la giovane, insieme ad altri utenti del web, espresse pubblicamente sul proprio profilo Facebook una serie di opinioni sulla carriera e la vita privata della nota showgirl e attrice torinese, Alba Parietti appunto, senza badare alle possibili conseguenze delle sue illazioni. Una leggerezza, forse unita a ingenuità, che le è costata una lunga vicenda giudiziaria. La celebre showgirl si è infatti accorta di tutto e ha sporto denuncia al tribunale competente. La giovane utente di Facebook insinuò infatti che Alba Parietti avesse raggiunto il successo in modo equivoco, attribuendo le parole e comportamenti che, a detta del GIP di Nocera Inferiore Salerno, ne ha offeso l'onore e il decoro. Gli altri utenti coinvolti, denunciati pure loro per diffamazione, sono stati chiamati in causa presso i tribunali competenti per territorio. Sport e razzismo. Ascea, presidente del Magno Cavallo City, ritira la squadra dal campo. Ennesimo episodio di razzismo nel mondo del calcio? Dopo i recenti fatti dei cori razzisti all'indirizzo di Koulibaly, calciatore senegalese del Napoli, da parte di una frangia di ultra dell'Inter, e dopo l'episodio di alcune settimane fa da parte del presidente del Serino Calcio di far abbandonare il campo per presunte offese razziste da parte dell'arbitro all'indirizzo del portiere senegalese della squadra erpina, questa volta il calcio e il razzismo sono arrivati nel Cilento. L'episodio da segnalare è avvenuto ieri ad Ascea, dove durante il match tra i padroni di casa del Magno Cavallo City e il Licusati, valido per la 12ª giornata del girone F di terza categoria, un calcio di rigore fortemente contestato dai padroni di casa, fallo probabilmente avvenuto fuori dall'area di rigore, ha scatenato una reazione furiosa e che farà discutere da parte dei padroni di casa del giovane presidente Abbagnale, che negli ultimi anni ha formato una squadra in cui militano quasi per intero ragazzi del centro di accoglienza locale, esempio di integrazione tra sport e sociale. Dal dischetto i ragazzi dell'Icusati fallivano l'opportunità di portarsi sul 2-0, grazie alla parata del portiere di colore del Magno Cavallo, ma l'arbitro ha fatto ripetere il rigore per presunte irregolarità in area. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il presidente del Magno Cavallo City, Vincenzo Abbagnale, che d'accordo con il tecnico Alfonso D'Angiolillo ha fatto ritirare la squadra dal campo. Abbagnale, all'uscita dal campo, ha tuonato così: «Sono tante le partite ormai in cui subiamo torti e soprusi da parte dei direttori di gara. Siamo stanchi e chiediamo solo rispetto». Poi rincara la dose. Oggi chi era presente all'incontro ha assistito ad un arbitraggio pessimo ed in malafede. Sarà un caso, ma siccome nella nostra squadra militano per la maggior parte ragazzi di colore, non vogliamo che dietro questi episodi possano nascondersi atti di razzismo e pregiudizi nei nostri confronti. Serviva un segnale forte e noi l'abbiamo mandato, conclude Abbagnale. Intanto sembra scontato lo 0-3 a tavolino ed ulteriori e pesanti sanzioni per la società cilentana, che sicuramente chiederà un'indagine approfondita da parte degli organi federali. Questa era l'ultima notizia di oggi, vi ringraziamo per averci seguito. La redazione di Opera News vi dà appuntamento a domani con l'informazione di Cilento TV.